Salve a tutti dal vostro team ITA di riferimento per i replay di StarCraft. Abbiamo qui un bellissimo scontro fra un giocatore Terran, Loner, e un giocatore Protoss, Next Genius. Oggi vi proponiamo questa partita presa direttamente dal BlizzCon 2010, in particolare la finale, tra appunto uno dei campioni coreani Next Genius e uno dei campioni cinesi Loner. Al momento forse Loner è anche il cinese più forte dell'intero panorama videoludico di StarCraft. Così narrano le voci e narrano le sue imprese. Vediamo che stanno aprendo entrambi nella maniera obbligata, loro Loner con un deposito e mentre Genius con un pilone. Ma vediamo che il Terran ha deciso di non costruire il deposito alla rampa. A chi di voi può sembrare un po' strano, lo fanno semplicemente per risparmiare il più tempo possibile, senza mandare in Burundi l'SCV a costruire, si guadagna un po' qualche secondo prezioso per costruire subito la caserma. Visto il nerf attuato ai Terran dopo la patch in cui prima di costruire una caserma serve un deposito. Esattamente, vediamo che intanto Genius decide di mandare in avascoperta uno suo Gino e Sondino, subito dopo aver buttato giù un gateway da costruire, e anche Loner ha deciso di mandare a scoutare un suo SCV. Sì, una classica apertura per entrambi i giocatori, sonde per uno, SCV per l'altro. Deposito per uno, pilone per l'altro, caserma per uno e portale per Esattamente, l'altro. vediamo che intanto Next Genius è riuscito a entrare nella base e attenzione, sta attaccando l'SCV che costruisce questa caserma e Una delle Loner cose ha più bisogno, fastidiose. esattamente perché infatti Loner ha giocato benissimo sostituendo questi due SCV, se fosse riuscito a distruggere, se il Protoss fosse riuscito a distruggere quell'SCV che è rimasto con solo 10 punti vita, avrebbe sicuramente rallentato la produzione iniziale del Terran. Ma Intanto proprio tanto. Subito un marine in esattamente. produzione e subito Esattamente. il centro di comando in produzione. Esattamente. Intanto vediamo che il Gino in sondino del Protoss si sta ritirando, mentre l'SCV nella base del Protoss sta cercando Con dei di. minerali in mano, oltretutto. Esatto. Sta cercando proprio di far vedere: io sono un Terran, non ho bisogno di questi 5 minerali alla faccia tua. E ha deciso in questo momento di ritirarlo. Comunque, dato che non è ancora in produzione uno zelota, penso che. Infatti, arriva un persecutore Esatto. adesso. Esattamente. E intanto ha Subito il buttato portale giù dimensionale. la ricerca immediatamente del portale dimensionale e l'uso di Chrono Boost per avere più in fretta possibile di quello Stalker perché vuole mettersi le mani avanti. Insomma, sa che se gli arrivasse anche solo un Marine in base senza nessuna protezione potrebbero essere seri Una guai. giocata Comunque. molto veloce per il Terran che sta già subito mettendo la fabbrica. Comunque va detto che mi sembra che il Protoss sia partito molto rilento, una partenza Sì, molto prudente. sì. Molto prudente perché sa che sta giocando comunque contro un campione Terran e non può permettersi errori. Già il primo stalker Il sta primo andando Stalker sta all'attacco. andando, no, a conquistare qui la torre per assicurarsi che non ci fosse questo Torre SCV, evidentemente Loner lo aveva previsto e quindi in... Ah, Già prima Fast espansione. vediamo se se ne è accorto. Sì, diciamo che aveva posizionato proprio quell'SCV proprio giusto in tempo per vedere l'espansione così veloce che è raro da vedere nei Protoss. E intanto vediamo che vuole proprio vendicarsi di questo SCV e cercherà di ucciderlo e ce la fa. Per me questa fast expansion può voler dire solo una cosa, voler raggiungere gli High Templar il prima possibile. È molto probabile, sappiamo che gli High Templar sono una delle armi più forti di cui dispone Contro i Terran. Difatti stanno già altri due portali, quindi vuole proseguire verso la fanteria per Esattamente, ora. invece intanto il Terran sta andando nella classica apertura 1-1-1 e vuole swappare, come potete Esatto. vedere, il reattore. Costruito in precedenza con. Ah no, invece vuole È la costruire classica apertura per il Terran per avere subito il Tech magari. Lab Esatto. attaccato allo Starport per È cercare di fare in più in fretta Banshee. Arrivano le le Banshee Banshee. e carri Brutte notizie armati. per il Brutissime Protoss. notizie, esattamente. Qui intanto vediamo che va giù un altro modulo tecnologico per costruire i Carri armati. tank. E intanto lui vuole garantirsi questa espansione che sia funzionale. Si è fatto altri 4 gate, forse vuole spammare una quantità esagerata di unità il più in fretta possibile, mentre vediamo Non sta che. aprendo un gate. Se ne sarà No, dimenticato. Ah, ecco, l'hai detto, ti ha sentito e ha eccolo. detto ho fatto una cappella e ora comincio. Strano vedere Origin a questo E livello, va intanto detto. vediamo che
si sta costruendo una fabbrica robotica. Probabilmente vuole fare subito dei colossi per evitare dei rush di Marine. Esatto, oppure in previsione dei Marauder potrebbe decidere di fare dei Degli immortali. mortali, perché sappiamo O che gli forse immortali li Gli vivono Observer, poco. molto importanti gli Esatto, Observer. soprattutto in questo esattamente. caso. Forse il Protoss sa che la minaccia più grande che in questi giorni può offrire un Terran sono le Banshee. E le centinaia di unità invisibili che hanno, fantasmi, Esattamente. Però Banshee. infatti vediamo che arriva la prima Banshee che cercherà subito di dar fastidio, se non se ne accorge in fretta, e no, arrivano tre Stalkers, questa Banshee non potrà fare altro che Occhio, ritirarlo, occhio, invece di di perderla. La perde. l'invisibilità non l'ha ancora ricercata La e perde. perde Erroraccio da quella. parte del Terra. Erroraccio, forse voleva solo cercare di Subito il dargli primo Observer. fastidio, E e tre Zealot. come possiamo vedere ha deciso di fare saggiamente un Che esercitino, Observer. mica da ridere. E possiamo vedere che il Terran ha deciso, ha detto: ah sì, hai ucciso la mia Banshee, non te la farò passare liscia, perché proprio vuole distruggerlo. Intanto Nyx Genius decide di portare in salvo Genius Ondino, Vediamo un che po', perché un Exegno fa il miracolo e qui veramente si potrebbe beh, un tranquillamente 4 livare. gate può E spammare invece no, ce l'ha l'immortale, fatta, ce l'ha fatta. Già un arriva po' così. ha già